Dal salone al CERN di Ginevra, stiamo per entrare nel tempio della fisica moderna, dove da 50 anni si studiano i fasci di particelle. Cosa c'entra questo con l'automobile? Beh, parliamo di energia, parliamo di velocità, parliamo di efficienza, che nei motori dipende dagli oli lubrificanti. Qui al CERN 10.000 scienziati studiano le particelle che costituiscono la materia. Noi non siamo in grado di farvi una lezione di fisica molecolare, però vi possiamo testimoniare il fascino di questo luogo. Ci troviamo nel museo che accoglie i visitatori e racconta la funzione di questo super laboratorio famoso in tutto il mondo, insieme ai suoi acceleratori utilizzati per creare collisioni fra fasci di particelle. L'obiettivo è studiare le reazioni della materia per rispondere agli interrogativi fondamentali dell'umanità, a cominciare dall'origine dell'universo. Ecco, vedete, questo è l'acceleratore più grande. Sono 27 km di circonferenza che partono dall'aeroporto di Ginevra e vanno poi a cavallo fino alla Francia. Di fatto è la pista più veloce del mondo, dove le particelle viaggiano praticamente alla velocità della luce. Una curiosità, qui al CERN c'è il primo server dove è stata scritta la prima pagina web. Parliamo del 1989. Internet è partito da qui. Torniamo a parlare di motori fra i motori, perché la novità presentata da Castrol è un nuovo lubrificante particolarmente innovativo, perché contiene al suo interno delle particelle di titanio, quindi del metallo viene utilizzato per proteggere dell'altro metallo, quello del motore. I motori moderni sono più piccoli, ma più potenti ed efficienti. E questo ha praticamente raddoppiato la pressione all'interno del motore e quindi anche quella del lubrificante. Noi con questa tecnologia proteggiamo il materiale del motore con un altro materiale, il titanio appunto. L'olio in pressione reagisce e si adatta ai carichi in modo migliore grazie a uno strato di protezione più resistente dovuto ad un vero e proprio cambiamento fisico degli elementi con la reazione con il titanio. I vantaggi pratici per il cliente quali sono alla fine nella guida di tutti i giorni dell'automobile? Gli ingegneri delle case automobilistiche progettano i nuovi motori per essere più efficienti e prestazionali. Noi con un olio come questo vogliamo semplificare il loro lavoro, garantendo un risparmio anche per quanto riguarda il consumo dell'olio, garantendo performance migliori dell'auto. E questo è l'obiettivo del nostro lavoro e della tecnologia che usiamo. E questa tecnologia sembra pronta a creare un nuovo standard nel mondo dei lubrificanti. Secondo alcuni test commissionati da Castrol, Leggio Titanium riduce gli attriti all'interno del motore fino al 15%, ma soprattutto il contatto metallo-metallo viene quasi dimezzato rispetto ad altri oli sul mercato. E così aumenta anche la vita utile del lubrificante di ben 140 ore. L'arrivo sul mercato è previsto ad aprile.